È con grande piacere che abbiamo con noi oggi l'ingegner Costa, che è un uomo da record in assoluto nel mondo della Formula 1. Per i risultati straordinari che ha avuto prima in Ferrari e adesso in Mercedes, credo che sia inutile spiegare ulteriormente quali sono stati i risultati che ha avuto e sta avendo l'ingegner Costa con il numero di campionati del mondo che ha vinto sia come marche sia come piloti. La sua è una carriera straordinaria, una capacità tecnica e professionale altrettanto straordinaria e credo che sia assolutamente giusto per questa grossa eccellenza di Bologna. L'ingegner Costa ha studiato all'Università di Bologna e quindi credo che sia veramente un vanto per noi averlo qui oggi e sia giusto, ecco, dargli questo riconoscimento. Ringrazio tutti della vostra presenza e passo il microfono a Mauro Coppini, direttore di Formula Passo. Grazie anche da parte mia, grazie di essere qui. Saluto i miei colleghi Pino Lievi, Sergio Remondino, Giancarlo Bruno che sono voluti venire con noi, probabilmente avremo anche un ex essendoci una Mercedes nel cortile non può che essere in questo modo. Ah, non l'ho visto perché. Dove si è messo? A Terlizzi, no, ma io lo so, scusate, avevo visto, no? Pensavo un altro personaggio, ma ve lo presento dopo quando arriva però. Niente, volevo dire due parole. Molto molto brevi prima dell'intervento dell'ingegner Costa. Provalo in qualche modo che la tecnologia abbia avuto la suprema sua, almeno nell'accezione di chi segue questo sport, come lo segue voi, con grande passione, vale sia per il pilota in pista che per i tecnici ai box o in officina. Io credo che soprattutto per la seconda parte, quella dei tecnici, questo non sia affatto vero, addirittura sia addirittura al contrario. Vedete, negli anni 50, nei lontani anni 50, un certo Marshall McLuhan, un sociologo molto importante, aveva sintetizzato un concetto che consentiva di capire quando un'innovazione era totalmente un'innovazione, che aveva i contenuti dell'innovazione stessa e lui diceva se funziona è obsoleto. Cioè cosa voleva dire? Voleva dire che l'innovazione comporta dei rischi, comporta delle responsabilità che qualcuno si deve prendere e rischio e responsabilità sono le caratteristiche tipiche dell'uomo, quindi c'è evidentemente il segno dell'uomo ed è un segno molto importante. Vedete, alla fine è un po' come i sogni. I sogni naturalmente precedono la capacità di realizzare questi sogni. Non solo, ma nessuno ci garantisce che davvero sarà possibile fare. Cioè il sogno va pagato prima e non si sa se dopo noi verremo ripagati dal sogno. Questo è un pochino il mestiere di un progettista. E guardate caso, il sogno è un'altra caratteristica dell'uomo. Quindi gli uomini evidentemente ci sono. Ma c'è un altro elemento. Qualcuno dice sì, ma nell'era dei computer alla fine sono loro che comandano. Ma attenzione! Un'altra persona che era molto lontano dal mondo dell'automobile e anche da quello dell'elettronica, che si chiamava Pablo Picasso, a un amico che gli magnificava le capacità dei computer rispondeva dicendo beh, ma poi alla fin fine questi computer cosa fanno? Rispondono a delle domande
E ha detto delle cose molto giuste, perché quando anche i computer avessero una risposta per ogni domanda, quello che conta davvero sono le domande, e quindi ci vuole qualcuno che sappia fare le domande giuste. Noi oggi siamo fortunati perché abbiamo qui con noi un uomo, l'ingegner Costa, che le domande giuste le ha fatte, e i risultati che ha ottenuto dicono che erano proprio le domande giuste. Un uomo che a 15 anni ha avuto un sogno e che non ha ancora smesso di sognare. Oggi è con noi. Grazie, ingegnere. Grazie a tutti per essere venuti oggi pomeriggio a questo evento. Vorrei ringraziare prima di tutto Federico Bendinelli, presidente dell'ACI di Bologna, e Mauro Coppini, direttore di Formula Passion, per essere stati i promotori e gli organizzatori di questa bella manifestazione e anche delle belle parole, quindi vi ringrazio veramente. Vorrei ringraziare il sindaco Virginio Merola per averci concesso di utilizzare questi bellissimi ambienti, Matteo Lepore, assessore dello sport della città di Bologna, Andrea Pontremoli, presidente del MUNAR, ci sono anche degli studenti universitari, quindi abbiamo cercato appunto di promuovere anche questa attività, Francesco Leali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, quindi vorrei ringraziare tutte queste persone, vorrei ringraziare voi appunto che siete venuti oggi. Vorrei oggi parlarvi di tre cose principalmente. La prima cosa è la mia storia professionale, spiegarvi da dove nasce e come si è sviluppata. Poi farvi vedere una parte del team Mercedes, come siamo organizzati, in modo che possiate capire che passi abbiamo fatto in questi cinque anni. E come terzo argomento vorrei parlarvi della macchina che sta correndo quest'anno, alcuni principi che ci hanno ispirato appunto nella progettazione di questa macchina. Se mi permettete, preferisco stare in piedi lì. Bene, incominciando a parlare della mia storia. La mia storia parte 32 anni fa, nell'87. Neolaureato, inizio direttamente a lavorare nell'ambiente delle corse, e in questi 32 anni ho sviluppato esperienze principalmente in tre grandi ambienti, Minardi, Ferrari e adesso Mercedes. Poi vi spiegherò più nel dettaglio, ma in tutti e tre gli ambienti è stato principalmente un lavoro di costruzione del team di lavoro, di costruzione delle metodologie, dei processi di progettazione, e per poi disegnare le macchine le più veloci possibili, le più affidabili possibili. Facendo un passo indietro, come nasce il mio inserimento così nell'ambiente delle corse? Nasce, come appunto accennava il direttore, a 15 anni. 15 anni mi trovo appassionato di corse, principalmente appassionato di Formula 1. Come è avvenuto questo? Piccole cose, come nascono a volte le passioni. Padre e zio con un'officina meccanica, d'estate andavo a fare l'apprendista meccanico, un po' in mezzo ai motori, un po' in mezzo alle cose meccaniche. Un altro zio che era appassionato, quindi mi faceva leggere gli autosprint, aveva la camera con un sacco di poster. Incomincio a seguire le corse di Formula 1 e incomincio a essere affascinato dalle grandi lotte, Lauda, Hunt,
affascinato soprattutto da Lauda, pilota di grande talento, ma anche pilota molto razionale, determinato, pilota tecnico, anche veramente vivace dal punto di vista tecnico. Ecco, rimango affascinato da tutte queste competizioni. E siamo nel periodo del liceo. I miei compagni di liceo mi hanno scritto nei giorni precedenti a questa presentazione, mandandomi dei messaggi dicendo: ma digli quando imbrattavi tutti i nostri diari con tutti i tuoi disegnini delle Formula 1, digli quando la professoressa di disegno tecnico diceva: fate una proiezione ortogonale a piacere, tutti facevano la piramidina e tu facevi le vetture di Formula 1 proiettate ortogonalmente. Digli di quando nell'87 siamo andati in gruppo a vedere il Gran Premio di Monza, entrando al giovedì sera e uscendo la domenica sera, mettendo le tende all'interno della parabolica e stando lì 4 giorni senza lavarsi. Ecco, raccontami tutte queste cose per far capire qual è la passione che avevi. Ero l'unico della classe ad avere questa passione smodata per le corse, per la Formula 1. Mi leggevo Autosprint, aspettavo il martedì mattina per leggerlo dalla prima pagina all'ultima. Conoscevo tutto, piloti, costruttori, di qualsiasi tipo di formula e di genere. Nel liceo, continuando con così a crescere, diventava questa passione si abbinava anche a una voglia di fare che stava diventando sempre più importante in me. Volevo fare qualche cosa di buono nella vita, volevo fare qualche cosa che mi entusiasmasse, che mi coinvolgesse. A un certo punto queste due cose sono fuse e ho incominciato a pensare: voglio fare ingegneria, voglio un giorno arrivare in Formula 1. Finito il liceo, ho fatto ingegneria meccanica, il biennio a Parma e il triennio qui a Bologna. Sono stati, insomma, anni duri, perché come la intendevo io l'università, la intendevo un'università piena di impegni, quindi tanti impegni, cercare di fare gli esami bene, cercare di fare gli esami che mi potessero servire per entrare nel mondo della Formula 1. Ricordo che aggiunsi aerodinamica al piano di studi, ricordo che aggiunsi progettazione assistita di strutture meccaniche. Proprio progettazione assistita, il professore dava delle tesi in collaborazione con la gestione sportiva, con la Ferrari gestione sportiva, per cui io mi fiondai e riuscii ad avere una di queste tesi. E nell'86 entrai a Maranello per fare questa tesi di maggior impegno con l'ingegner Rioli, che era il responsabile dell'ufficio calcoli della Ferrari. Ero aiutato da un giovane neolaureato, Giorgio Ascanelli. Io e Giorgio ci siamo poi nella carriera incontrati diverse volte in diverse forme di riporti. Faccio questa tesi, grande soddisfazione, era sulla Ferrari 126C, 126C2, sulle sospensioni anteriori. Così mi dispiacque un pochino perché era una macchina un po' superata rispetto ad allora, però ad allora le tesi si facevano così, cioè si facevano su degli argomenti un po' vecchi, gli studenti non venivano fatti entrare in ufficio tecnico perché per non carpire dei segreti. Ecco, io sgolosavo per capire tutto. Bene, quello fu il primo insegnamento. Pensai: ok, quando sarò, se ce la farò e darò delle tesi, farò fare delle tesi, le farò fare in un altro modo, le farò fare prendendo gli studenti, mettendoli in mezzo all'ufficio tecnico, facendogli lavorare su dei temi di ricerca, su dei temi attuali, in modo che sentano questi studenti il coinvolgimento, la passione e si sentano utili nel contribuire al risultato finale.
Bene, e ecco, in quel momento la Ferrari purtroppo stava smantellando l'ufficio tecnico a Maranello per aprire l'ufficio tecnico in Inghilterra con John Barnard come capo progettista, per cui non c'era la possibilità, una volta laureati, di entrare lì in Ferrari come telaista. Allora decisi di andare a Varano a vedere una gara e incontrare tramite un amico l'ingegner Dallara. Chiesi a lui un posto di lavoro, ma anche lui era, in quel momento non aveva disponibilità, e lasciai il numero di telefono. Ecco, l'ingegner Dallara due giorni dopo mi telefonò a casa, quindi l'ingegner Dallara, persona famosa, estremamente così noto, conosciuto, telefona un neolaureato, a casa un neolaureato, per dirgli c'è un posto di lavoro all'Abarth, applica e prova a vedere se ti prendono. Quindi io seguii il suo consiglio e l'ingegner Lombardi mi assunse in Abarth. Era l'anno in cui si stava progettando la Lancia Delta integrale per l'anno successivo. Non mi sembrava vero, l'Abarth era, vi dovete immaginare, come un piccolo team di Formula 1 di oggi, era assolutamente completa, tutte le funzionalità di progettazione, costruzione, sperimentazione, era veramente un gioiello. E io in poco meno di un anno ho imparato tantissimo in Abarth. Poi ricevete una chiamata dalla Minardi ai primi dell'88. La Minardi si era rivolta all'università per avere dei nominativi e fecero il mio nominativo. La Minardi era un team approdato in Formula 1 due anni prima, un team di 30 persone, tutto completamente diverso rispetto al grande gruppo Fiat e all'Abarth. Ecco, io non ci pensai un attimo. Dissi sì e andai a lavorare in Minardi. In Abarth rimasero stupiti. L'Abarth era il punto di arrivo degli studenti torinesi. E addirittura mi ricordo mi fecero parlare con una psicologa, perché la psicologa mi chiese se c'era stato qualcuno che mi aveva bullizzato, qualcuno che mi aveva così intimato di andarmene. E io dissi no, a me piace Formula 1, mi piace andare, l'idea di andare in un team piccolo e contribuire a farlo crescere. E così feci. Andai in Minardi e con tutto l'entusiasmo che avevo, in Abarth facevo i calcoli, quindi ingegnere addetto ai calcoli del telaio, e in Abarth avevo preso il posto di Giorgio Scanelli. Cioè il giorno stesso del mio ingresso Giorgio Scanelli mi fece vedere, ok, qua ci sono i cassetti, questi sono i calcoli che ho fatto, ciao, arrivederci, io vado in Ferrari. E io presi il posto di Giorgio Scanelli. Bene, e in Minardi era per me il sogno, anche se era appunto costituito da solamente 30 persone, per me era proprio il sogno che diventava vero. Ero finalmente arrivato in Formula 1 ed ero l'ufficio calcoli, cioè io. L'ufficio calcoli, non c'erano altre persone, però mi interessava talmente tanto la progettazione che ero più fuori dall'ufficio, in ufficio tecnico, che nell'ufficio calcoli. E mi interessava talmente tanto la progettazione che Minardi alla fine dell'88, dopo un anno, mi chiese se l'anno successivo, nell'89, volevo coordinare io il progetto di tutta la vettura. Avevo un anno e mezzo di esperienza. Quindi pensate Minardi che persona, cioè dare, e non ero solo io il giovane, c'erano tantissimi altri giovani, eravamo sempre insieme tutta la giornata, poi alla sera a mezzanotte si andava a mangiare una pizza, una ventina di giovani neolaureati o meccanici, era un team molto, molto unito. Quindi ero giovanissimo, pieno di entusiasmo, risposi di sì e da lì divenne il chief designer e dopo il direttore tecnico del team. E passarono sette anni di, alla fine, di alti e bassi, ma di grandi soddisfazioni, perché appunto la Minardi è un team piccolo, da 30 persone diventò un team di 120 persone ed ebbe la possibilità di implementare tutti i moderni,
di quel tempo moderni sistemi di lavoro, quindi immediatamente l'anno dopo disegnare tutta la macchina al CAD, realizzare tutti i modelli in CAM, il reparto di compositi, in galleria del vento, telemetria, acquisizione dati, tutte cose che in un team piccolo ho potuto seguire proprio di prima persona. E ecco, dopo 7 anni di grandi soddisfazioni, arriva la chiamata dalla Ferrari, era il 1995. Una cosa, non, io vivo a Parma tuttora, non mi sono mai spostato da Parma in questi 30 anni, per cui dopo 7 anni di Minardi la vita familiare era sempre più difficile, cioè 2 figli, li vedevo veramente molto poco, per cui quando mi si presentò l'occasione di progettare l'F50 GT per Le Mans nel 1995, accettai questa offerta di Ferrari, tornando a lavorare per Claudio Lombardi. Ecco, fu un attimo breve perché dopo qualche mese di impostazione effettuata assieme al gruppo della Dallara, quindi per la prima volta riuscivo a lavorare anche con l'ingegner Dallara, Todd mi chiamò in gestione sportiva. E anche lì un'altra coincidenza della mia storia. La Ferrari chiudeva l'ufficio di John Bard in Inghilterra e riapriva l'ufficio a Maranello, per cui l'ufficio tecnico era costituito da 5 persone solamente. Mi misero a capo dell'ufficio tecnico, dell'ufficio progettazione, con l'intento nei 2 anni successivi di costruire questo ufficio tecnico, per cui da 5 persone arrivamo ad avere una dimensione notevole. Davide era responsabile del gruppo strutture e l'ufficio calcoli, ed eri già là, giusto? Sì, hai sempre lavorato là, e quindi iniziamo anche con Davide a lavorare insieme e a collaborare. Ecco, la Ferrari piano piano portò in casa di nuovo tutto, quindi dall'Inghilterra, fino a che proprio tutto veniva progettato, costruito e sviluppato in Italia. E rimasi dal 1996 gennaio fino al 2011 in Ferrari, quindi 16 anni. Arrivarono i primi mondiali del 99, 2000, fino al 2004, poi il 2007, l'ultimo campionato costruttore nel 2008. E intanto in questi 16 anni la mia responsabilità cresceva fino ad arrivare ad essere il direttore tecnico del telaio nel 2007 e il direttore tecnico nel 2008. Un po' come era stato in Minardi, ma in un'ampia scala, si presentò lo stesso lavoro, cioè creare il gruppo di lavoro, svilupparlo e sviluppare tutte le tecniche che servivano per progettare all'avanguardia delle vetture di Formula 1. Chiaramente le tecniche si stavano evolvendo e noi cercavamo di così recuperare il divario rispetto agli avversari. Rory Byrne, Ross Brown erano appunto i nostri capi, e si formò questo gruppo che, se ci pensate oggi, alle persone che erano là allora, dove sono finite queste persone, capirete quanto potente fosse stato questo gruppo, perché oggi abbiamo Ross, che è direttore della F1, abbiamo James Allison, che è il direttore tecnico di Mercedes, io in Mercedes, e tanti altri, Mattia Binotto, che era lì con noi, era motorista, adesso è il team principal, quindi Todd, dove è andato a finire, quindi insomma un gruppo estremamente forte, che poi negli anni purtroppo si è disperso. Quindi tanti anni di successi, ecco, culminati purtroppo nel 2011 con un brutto evento. Dopo un inizio un po' incerto del 2011, dopo il Gran Premio di Barcellona, quarta gara,
lunedì mattina ero appunto, come vi dicevo, direttore tecnico, vengo chiamato e mi si dice che mi volevano così destituire dal mio ruolo. Mi avrebbero attribuito degli altri ruoli, come era stato fatto già anche per altre persone, e volevano cambiare. Bene, chiaramente scelta legittima, però per me fu un fulmine nel sereno, perché dopo anni e anni e anni di così di maggiore coinvolgimento, dove ti viene appunto ripetutamente, ti vengono battute mani sulle spalle, ti vieni incoraggiato a fare sempre più, sempre meglio, ti trovi di fronte a questa battuta d'arresto. È come scendere da un treno ad alta velocità in corsa, cioè è come fermarsi così improvvisamente. La mente continua così a pensare agli sviluppi delle gare successive. È un momento abbastanza difficile. Però ecco, devo dire che in questo momento difficile sono stato aiutato da tante persone, da tanti amici, alcuni sono anche qua. Mi ricorderò sempre Pino quando mi regalò un libro sulla corsa di sì, corsa a piedi, perché mi disse: guarda, tu corri a piedi e vedrai che incomincerai a sentirti meglio. Feci così e effettivamente correre è sicuramente molto molto positivo, perché ti aiuta così ad arare il terreno del tuo cervello. Quindi mi ripresi, e nello stesso tempo con tanta soddisfazione arrivarono tante chiamate da altri team di Formula 1. Chiamò la Williams e poi chiamarono altri, chiamò anche Ross Brown, che aveva appena era passato da una serie di vicissitudini con il team Honda, era diventato nel 2009 il team Brown e poi nel 2010 era diventato il team Mercedes. Il team Honda, vi dovete immaginare un top team, quindi un team enorme ai livelli di Ferrari, Red Bull. Diventato Brown per motivi economici, il team Brown nell'arco dell'anno 2009, nonostante abbiano vinto il campionato mondiale, ha dovuto ridurre l'organico quasi del 50%, quindi il team Brown si era trasformato in un piccolo team a livello della Toro Rosso, a livello della Force India. Questo team piccolo era stato poi venduto alla Mercedes, e la Mercedes aveva iniziato a correre nel 2010 con questo modello, cioè prendo un team piccolo ben così organizzato, efficiente, e vogliamo vincere. Ecco, non riesce a vincere, cioè Brown è riuscito a vincere perché era nato dalle ceneri del team Honda. Aveva ricercato in questa macchina delle notevoli innovazioni. Quindi 2010 non va molto bene, 2011 non va molto bene, per cui a questo punto Ross Brown decide di chiamare altre persone senior, quindi chiama me, chiama Jeff Willis, prima ancora chiama Bob Bell, e questo gruppo di senior vengono chiamati per ristrutturare, sviluppare il team Mercedes, per portare il team Mercedes nel giro di qualche anno a vincere nuovamente. Vincere nuovamente come aveva vinto negli anni 50. Negli anni 50 Fangio era diventato campione del mondo, poi per tanti anni la Mercedes era stata fuori dalla Formula 1, ritornata nel 94 come costruttore di motore, e aveva vinto dei mondiali con McLaren, e aveva anche fornito Sauber e Brown. Quindi mi chiama e io incomincio in Mercedes a dicembre del 2011, e lì è il terzo grande ciclo, i cicli che si ripetono, che appunto vi accennavo prima. C'è da costruire un team, il team dal 2011 a oggi quasi raddoppia, tanti investimenti che mancavano vengono fatti, tanti sviluppi di metodologia, tanti
tool che vengono portati appunto in linea nella fase di progettazione per far sì che le nostre macchine diventino via via sempre più competitive. Già nel 2013 la macchina è completamente diversa rispetto a quella del 2012 e arriviamo secondi nel campionato, e nel 2014 iniziamo a vincere, e da allora, dal 2014 a oggi, abbiamo sempre vinto sia il titolo piloti che il titolo costruttori. Ecco, passati 7 anni di vita in Inghilterra, l'anno scorso decido di, per quest'anno, di fare un passo indietro, cioè di dedicare di nuovo più tempo alla famiglia e di trovare una collocazione diversa, non più direttore dell'ingegneria che ho fatto per 7 anni, ma technical advisor, in modo che mi permettesse questo ruolo di rimanere più a casa con la famiglia. Quindi adesso quest'anno continuo a lavorare per il team Mercedes, ma vado in Inghilterra solo saltuariamente, e ho chiesto appunto di fare questo nuovo tipo di mansione dopo tutti questi anni, e all'interno del team Mercedes ho potuto anche lavorare sull'organizzazione, per preparare l'organizzazione del dopo di me, quindi promuovere giovani, promuovere quelli che erano i miei responsabili diretti, spostare gruppi, accorpare, cercare di creare un'organizzazione sempre più forte, in modo tale che anche per il futuro, con continuità, la Mercedes possa continuare a vincere. Quindi questa è un po' la mia storia. Una storia che cosa vede questi tre grossi cicli, e vede sempre mi vedo sempre, cioè, diviso in due fronti. Da una parte c'è il fronte del progettista, io sono nato progettista e voglio così continuare ad essere progettista, e il fronte del manager, quello che fa crescere l'organizzazione, le persone, e credo che ho sempre avuto il sogno di fare tutte e due le cose, perché non puoi fare una senza l'altra. Quindi prima costruire il team e poi progettare la macchina. Tutte e due mi piacciono, tutte e due credo che siano estremamente stimolanti. In questi 30 anni di carriera ho fatto anche crescere tantissimi giovani, sono molto orgoglioso che gli attuali deputy chief designer della Ferrari siano due miei ex graduate, neolaureati che avevo assunto 12-13 anni fa. Sono molto orgoglioso di vedere anche tanti giovani in Mercedes che stanno così crescendo, e cerco, come fece quella volta con me l'ingegner Dallara, di aiutare anche così ingegneri che mi chiedono qualche consiglio per entrare nel mondo della Formula 1. Bene, questo direi è un po' la mia storia. Poi alla fine tutte le domande che volete farmi fatemele tranquillamente. Adesso vi voglio parlare invece della Mercedes. Segno. No, niente.
Bene, le ultime immagini sono relative, le penultime, al debutto della vettura dell'anno scorso. Questo è il filmato dell'anno scorso, infatti avete visto che si celebrava il quarto campionato vinto doppio di fila. Però è un filmato introduttivo che vi fa vedere anche un po' lo stabilimento di Brackley dall'alto. Bene, dov'è la Mercedes? Ecco, in tanti, anche oggi una persona mi ha chiesto appunto in Germania come si stava, il team Mercedes è in Inghilterra. Fa parte della Mercedes, però è in Inghilterra. Ci sono due stabilimenti, c'è un unico team, due stabilimenti, lo stabilimento di Brackley, dove ci siamo noi, i telaisti, e lo stabilimento di Brixworth, dove ci sono i motoristi. A Brackley è la sede del race team anche, e viene costruita e sviluppata la vettura. Siamo più di 900, anzi siamo quasi vicino a 1000, 60 ettari, ci sono 5 grossi stabilimenti. Quello lì che vedete, quello lì centrale, nei piani, al primo piano c'è l'ufficio progettazione, che dopo vi farò vedere, e al secondo piano ci sono delle sale riunioni, e poi vi spiegherò il perché. Invece Brixworth, e questo stabilimento è lo stabilimento Honda, quindi Bar Honda, poi Brown GP e poi Mercedes, quindi è sempre lui da 25 anni. Questo invece è Brixworth, uno stabilimento bellissimo, è per me il layout ideale se uno deve fare un team di Formula 1, un ufficio tecnico come si deve. È stato inaugurato nel 2008, 700 persone, non facciamo solamente Formula 1, ma facciamo anche tutto il powertrain del Formula E e la Project One, il powertrain del Project One. Avete visto quella macchina Project One, quella macchina che provava in Galleria del Vento? Tutto il powertrain viene progettato e costruito lì a Brixworth. Oltre che fornire i motori alla Williams, alla Racing Point e noi i cambi alla Racing Point. Ecco, i nostri leader, qui ho voluto lasciare di proposito, questa presentazione l'avevo preparata qualche settimana fa, ho voluto lasciare di proposito Niki. Perché? Perché è ancora uno dei nostri leader. Niki è stato con noi, probabilmente ha fatto una delle sue massime migliori espressioni come diciamo, risultati e come approccio, perché per noi è stato veramente una persona eccezionale. A Brackley non era quasi mai presente, a tutte le gare era presente, però si faceva sentire sempre nei momenti giusti. E come presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione interveniva nei momenti chiave, quindi quando c'è stato da formulare il contratto con Hamilton, quando si è dovuti passare dall'approccio Mercedes piccolo team all'approccio Mercedes grande team, ecco, dietro c'era sempre Niki. Quindi, ed è stato anche un mentore. E dal punto di vista invece personale, immaginatevi appassionato ragazzino di 15 anni che così vive le corse come guardando al suo idolo Niki Lauda, riuscire a lavorare dopo tanti tanti anni col suo idolo. Cioè, per me è stato veramente... E qua, eccola, Niki è anche molto simpatico, ve la posso dire, però chiedo di non scriverla forse. Tutte le volte che lui aveva qualche gioco con ognuno di noi. Il gioco con me era, mi vedeva e mi, gran sorriso, mi salutava, ciao Aldo vaffanculo. Questo era il suo...
Perché? Perché gli piaceva ricordare qualche parola italiana, quindi si ricordava sempre affanculo, mangia spaghetti, si ricordava tutte queste parolacce, adesso non vi dico la fila delle parolacce, però lui era così, simpatico. E l'ho già detto, per autosprint, ad autosprint io ogni tanto provo delle vetture, anche delle vetture Formula 1, mi chiamò dopo una prova del Mugello per dirmi di stare attento, insomma, perché guidavo queste vetture Formula 1, potevo farmi male, ecco, proprio detto da lui, era incredibile. I nostri leader, Toto Wolff, lo vedete, è una persona che ha tanto carisma, tanto fascino, ha dei modi di fare veramente eccezionali, sempre sorridente, sempre tranquillo e impartisce al team questa calma, questa tranquillità. È il direttore del motorsport, quindi lui è il direttore di tutto il motorsport, Mercedes, Formula 1, Formula E, GT, tutto quanto. Azionista anche del team. James Allison è il direttore tecnico, è arrivato 3 anni fa, abbiamo lavorato insieme ai tempi di Ferrari, come vi dicevo prima, nel gruppo vincente e abbiamo lavorato in questi 3 anni molto bene insieme in Mercedes, una persona eccezionale, anche lui un grande organizzatore, sono sicuro appunto che la Mercedes sia in buone mani con lui. Vabbè, i nostri piloti, sapete benissimo chi sono, però voglio solo dirvi, parlarvi un attimo proprio di Lewis, come di un talento a livello di pilota, di guida, incredibile. Io ne ho visti tanti in carriera e probabilmente solo Michael Schumacher, difficile fare paragoni su due momenti diversi, ma solo lui era a quel livello. Lui ha veramente un talento incredibile. Lui quando esce in qualifica per cercare di limare gli ultimi 3-4 decimi, tira fuori questi 3-4 decimi dove nemmeno gli ingegneri sanno dove appunto si possano tirar fuori. È cresciuto. Ah, good point, l'avevo fatta la settimana prima. È una persona che sta maturando sempre di più, negli ultimi anni è diventato molto più così uomo di prima, ed è un pilota che si carica durante la stagione, quindi adesso lui stesso si considera che sta facendo così gare giusto corrette, però verso la fine di solito dà il suo meglio. Valtteri è persona molto positiva, ha un osso duro incredibile perché appunto lavorare con Lewis non è facile, però insomma sta facendo il suo lavoro molto onesto, molto cristallino e stiamo veramente lavorando bene insieme. 5 Gran Premi vinti. Ecco, sono partito dai leader, sono andato ai piloti, la cosa più importante dell'organizzazione di un team sono, come vi dicevo già anche nella mia storia personale, le persone e la cultura e i valori che il gruppo di lavoro riesce pian pianino a creare, così proprio a rendere solidali con i muri dell'azienda. In Mercedes c'è una genuina pressione sportiva, non c'è una pressione che viene dall'alto, tutti noi ci creiamo la nostra pressione sportiva, c'è un ambiente sereno, rilassato, un ambiente internazionale, 30 diverse nazionalità, ci sono ben 25 ingegneri italiani, l'ingegnere italiano è un ingegnere in Mercedes, ma anche in Inghilterra in generale, molto gettonato, bravissimi e vengono da tutte le università, da tante università d'Italia, da tante regioni. Segno che le nostre università preparano bene gli ingegneri, segno che dall'Italia possono uscire degli ingegneri in gamba. Ingegneri che, insomma, dopo vedrete la slide successiva, sono venuti da noi o come neolaureati o come studenti. Comunque, 30 diverse nazionalità, l'italiano è la seconda o la terza nazionalità dopo gli inglesi.
I nostri valori, passione, rispetto, innovazione, determinazione ed eccellenza, non sono cose appunto solamente scritte su un foglio di carta, ma la gente ci crede veramente. E questa è la differenza fra il dirlo e invece il farlo. C'è una cultura del non colpevolizzare, cioè il no blame, che è abbastanza sorprendente perché effettivamente nessuno colpevolizza nessun altro e c'è una mentalità che spinge tutti a contribuire. In inglese diciamo see, say, fix it. Abbiamo fatto anche tanti corsi proprio per organizzare questo modo di lavorare. Cioè, se vedi una cosa che non ti va, se vedi una cosa che per te non è giusta, dillo immediatamente, non tenertelo per te, e insieme la sistemeremo. Questa è una cosa che è diffusa a livello capillare. Per darvi un esempio del no blame è questo. Baku 2017, non so se ve lo ricordate, Hamilton in testa, l'Edrest incomincia a venire via, bandiera nera se non viene sistemato ai box, perdiamo la gara. Alla fine gara, questo è quello che dice Toto Wolff durante la review con i giornalisti, io non colpevolizzerò nessuno e non lascerò che voi proviate a farlo. Questo team ha vinto 3 campionati del mondo e non punterò il dito ad una singola persona. Io non so neanche chi è il meccanico che l'ha fissato male, perché purtroppo questo Edrest è stato fissato male. Non so neanche chi è stato. La nostra reazione qual è stata? Abbiamo rivisto il progetto e abbiamo fatto in modo che questo Edrest o non va su proprio, o se va su in un unico modo, quello giusto. Cioè la persona, il meccanico non può più sbagliare. E così abbiamo fatto per tante altre cose. Non so se avete presente quel gioco da bambini che in Inghilterra si chiama il Pocahoke, cioè con tutte le formine che devono essere infilate negli slot giusti. Ecco, tutta la macchina è disegnata così, il più possibile, cioè in modo tale che i meccanici non possano invertire o sbagliare il montaggio. Quindi l'errore umano è accettato, però va sistemato dal punto di vista progettuale. Siamo alla ricerca dei migliori talenti. Ecco, abbiamo collaborazioni con 21 università europee, abbiamo collaborazione anche con Bologna, con Milano, con Torino, 3 università italiane. Ogni anno siamo alla ricerca di studenti universitari per un anno di internship. In Inghilterra le università sono strutturate in modo diverso, puoi fare, non so, il master un anno in azienda, un anno all'università. Qui in Italia no, però abbiamo anche degli studenti italiani che decidono di smettere, non so, la specialistica, vengono su da noi, stanno su da noi un anno e poi ritornano a fare l'ultimo anno di specialistica. E naturalmente vengono pagati pienamente, quindi uno può venire in Inghilterra e vivere con quello che guadagna. Neolaureati a tempo indeterminato, le applicazioni devono avvenire entro fine ottobre, selezione entro fine novembre e poi le assunzioni da gennaio. Facciamo anche diversi dottorati di ricerca su dei temi proprio di ricerca applicata. I reparti tecnici e l'attività chiave del nostro team. Ecco, quello che vedete a sinistra, scusate la foto è un po' sfocata, è una parte dell'ufficio progettazione. È un enorme open space con 300 persone. Anche noi siamo nell'open space, direttore tecnico, io, siamo tutti nell'open space. Solo che la fila dove siamo noi la chiamano la Millionaire Row. Adesso sono un po' cattivi. Ma abbiamo le stesse scrivanie. Perché un open space? Perché la comunicazione è estremamente efficiente, è estremamente diretta. Ognuno comunque ha la sua area, ognuno può accogliere 2 o 3 persone per discutere di fianco a un computer, ci sono isole per radunarsi e discutere.
c'è una comunicazione frenetica ma molto molto efficiente e abbiamo lavorato molto su questo, ve ne parlerò anche poi strada facendo. In questo ufficio viene svolto tutto il progetto della vettura, qui sono tutti i reparti di progettazione, di concept, di dinamica del veicolo, gestione affidabilità, procedure e processi, nuovi processi, pianificazione e acquisti. Altro ambiente fondamentale in un'altra palazzina è il simulatore. Simulatore di guida, siamo al simulatore 5 nella storia del team, è in continua evoluzione. Lo usiamo in tre momenti diversi, lo usiamo per fare dei pre-progetti, quindi per buttare avanti delle nuove idee con i piloti di prova, lo usiamo per validare invece dei progetti già eseguiti, oppure lo usiamo per preparare la gara o per sviluppare gli assetti al sabato sera. Tante volte Esteban Ocon, quando siamo ai Gran Premi, al sabato sera si fa una notte al simulatore e la domenica mattina magari ci sono, o al sabato mattina, scusate, il venerdì sera, al sabato mattina magari sull'email degli ingegneri di pista ci sono dei suggerimenti degli assetti che vengono dal simulatore. Lavoro di sviluppo aerodinamico è l'altro reparto che abbiamo sviluppato, ma questo lo trovate chiaramente in altri team sviluppato nello stesso modo. Ci sono tre grossi ambienti: CFD, galleria del vento e sperimentazione in pista. Avrete visto ogni tanto queste vetture con questi cancelli, li chiamiamo, attaccati alla macchina. Ecco, misurano delle grandezze fluidodinamiche. È estremamente importante la correlazione fra i tre ambienti. E è un altro reparto di 150 persone, il secondo open space, 150 ingegneri che fanno sia disegnazione che simulazione. E questo in un altro building. I reparti di ricerca e sviluppo. Qua un altro punto fondamentale è dirvi che tutte le... i componenti della vettura vengono testati prima di andare in pista e ogni anno ci sforziamo, se qualche cosa esce da questo filtro, da questa maglia, di aggiungerli. Qui nella fattispecie stiamo provando un alettone posteriore e là stiamo provando in alto a sinistra l'avantreno e qui alto a destra il retrotreno e lì in basso a sinistra sul 7 post rig tutta la macchina. E poi abbiamo i banchi dinamici, quello a sinistra è il banco dinamico freno che non avevamo 7 anni fa, che ci permette di fare i long run sui gruppi ruote, sui gruppi frenanti. In alto a destra è il banco dinamico vettura che ci permette di fare tutta la simulazione della vettura al banco e quello in basso a destra è invece il banco cambio. Quindi con questi facciamo, oltre che prove di affidabilità, anche prove di calibrazione messa a punto in modo tale che arriviamo in pista e la macchina è già affidabile ma è anche già con la performance adeguata. Reparti produttivi, compositi, lavorazioni meccaniche. Ecco, uno può pensare al reparto produttivo con la prestazione non c'entra niente. No, non è vero. Reparto produttivo è estremamente importante perché se dimezzano i tempi di lavorazione, raddoppia il miglioramento nel tempo della vettura perché portiamo in pista 2-3 gran premi prima tutte le modifiche che portiamo avanti. Quindi loro sono fondamentali per fare a livello temporale, per fare prestazione. Quando ci spostiamo alle gare abbiamo 60 tecnici e però ne abbiamo anche 25 in forse si vede anche sì, ma poco, come se il puntatore non si vede. Ne abbiamo 25 a Brackley, nella Race Support Room.
Ecco, questo è diciamo per dirvi il nostro modello di sviluppo di tutte queste cose che avete visto, cioè perché facciamo un banco prova freni, perché facciamo che ne so, un banco dinamico invece che fare qualche cosa d'altro a livello di aerodinamica. Ecco, lo facciamo seguendo questi criteri. Allora, incominciando da sinistra, c'è la prestazione della macchina attuale. Pensando ai prossimi Gran Premi, la macchina deve migliorare secondo un certo gradiente di miglioramento della prestazione. La secondo blocco blu verso destra sono secondi al giro per gara, ma possiamo migliorare solamente se abbiamo sviluppato delle capacità, e per capacità intendo in senso lato. Abbiamo sviluppato le persone, la conoscenza, la tecnologia, i processi, i metodi, abbiamo fatto degli investimenti giusti, abbiamo migliorato queste capacità. Se abbiamo dei computer migliori, se abbiamo delle persone migliori, se abbiamo così, dei processi migliori, saremo in grado di far migliorare la macchina più velocemente. E andando ancora più in là nel tempo, dobbiamo scegliere queste cose, questi investimenti, queste attività, fra le cose più produttive, cioè quelle che possono portare più prestazione nel tempo. Per cui vedete che adesso tutto è sgranato nel tempo: a sinistra c'è l'urgenza, a destra c'è l'importanza strategica, e nel team dobbiamo avere delle persone che si occupano dell'urgenza, prestazione oggi, prestazione alla prossima gara, e delle persone che si occupano più prestazione fra un anno, più prestazione fra 3 anni. E uno degli errori più comuni che i team di Formula 1 fanno è che per mancanza di risultati si concentrano tutti nella prestazione oggi, domani mattina. E cosa succede? Succede che poi questi team piano piano negli anni incominciano a peggiorare e allontanarsi sempre di più. Questo, vabbè, probabilmente non riuscite a vederlo, abbiamo fatto questo esercizio dai tempi onda fino ad oggi, tutte le cose che sono state fatte a livello di nuove tecnologie. Ecco, c'è un grosso cambiamento che è quando sono cambiati i limiti per lo sfruttamento della galleria del vento e quando sono stati ridotti ed eliminati i test durante la stagione. Bene. Questo è per spiegarvi un po' come siamo organizzati e come decidiamo di fare gli sviluppi organizzativi e gli sviluppi degli investimenti. Adesso l'ultima parte è sulla vettura attuale. La V10, questa è la nostra vettura attuale. Abbiamo iniziato a progettare questa vettura quando è terminata la stagione dell'anno precedente, cioè in ogni momento noi progettiamo, lavoriamo su due macchine in simultanea. Lavoriamo sulla macchina del campionato attuale, quindi stiamo facendo i miglioramenti nell'ambito di questa stagione, e stiamo lavorando sulla macchina dell'anno successivo. Quando il campionato finisce, immediatamente cominciamo a lavorare sulla macchina di 2 anni dopo, quindi sempre su due macchine continuamente. Debuttato a Barcellona, ha debuttato con non tanta soddisfazione da parte nostra, cioè il primo test la macchina non era veloce come la Ferrari, era in una versione lancio. Poi nel secondo test piano piano abbiamo portato le modifiche per Melbourne e la macchina si è sviluppata e si è avvicinata alla Ferrari, però siamo usciti dalle prove di Barcellona con la consapevolezza che eravamo indietro, eravamo dietro di un buon mezzo secondo rispetto alla Ferrari, sia in prestazione singola sul giro che nel passo gara. Ecco, se la macchina fosse andata bene, cioè proprio se i piloti fossero stati contenti, avremmo potuto credere che magari era solamente legato alle prove invernali, che magari la Ferrari girava con meno benzina, ma i piloti non erano contenti della nostra macchina. Questa macchina dal lento al veloce cambiava bilancio.
nel lento era sottosterzante, nel veloce Barcellona, nella curva 3, era sovrasterzante, cioè l'anteriore troppo attaccato e il posteriore scivoloso. E questo faceva sì che anche nei long run le gomme posteriori non facessero il proprio dovere, cioè andavano, degradavano molto velocemente. Quindi la macchina aveva dei problemi, noi dovevamo capire questi problemi, per cui abbiamo fatto parecchi giorni di analisi e abbiamo capito che cosa dovevamo fare. Chiaramente erano cose grosse, fondamentali, che non potevano essere inventate in una gara. Potevano arrivare, cioè da una gara all'altra, potevano arrivare nell'arco di 5 gare. Quindi le abbiamo incominciate a lanciare. Abbiamo lanciato degli sviluppi aerodinamici diversi, con anche cambiando le mappature che facevamo in galleria, proprio per ridurre questo fenomeno di sottosterzo a bassa velocità e sovrasterzo ad alta velocità. Abbiamo lavorato sulle sospensioni, sui sistemi appunto passivi che sono consentiti per far sì che dal lento al veloce la macchina cambiasse attitudine. Abbiamo dovuto rifare completamente tutto il raffreddamento perché abbiamo visto che non era sufficiente, anche lì perdevamo prestazione rispetto alla Ferrari. Per cui abbiamo fatto delle cose veramente molto molto grosse, molto importanti, e queste sono arrivate gara dopo gara. A Barcellona la macchina era come effettivamente la volevamo, con anche grande soddisfazione da parte dei piloti. Ecco, bene, detto questo, vi volevo parlare della nostra filosofia di progetto. Non so se avete presente quelle foto di quei motocross freestylist che fanno quei voli e poi rimangono attaccati alla moto per poco e poi ricadono miracolosamente dritti. Ecco, questo è il nostro modo di progettare, cioè mirare alto e poi gestire i rischi conseguenti. Cioè noi cerchiamo di forzare sugli sviluppi e incominciamo proprio il giorno dopo a dire ok, quali sono i rischi? E nel giro di 6 mesi questi rischi devono essere tutti mitigati o devono sparire. Dobbiamo, banale, massimizzare la prestazione, questo è banale, ma non è banale con l'approccio olistico. Cioè l'approccio olistico è, ne parlavamo prima a pranzo, no? Che Pino, che una volta si faceva il motore con più cavalli, punto e basta, in isolato, cioè così. Approccio olistico vuol dire che tutto tutto è collegato con tutto, per cui io introduco, non so, ad esempio un motore più potente solo se questo non mi porta a delle grosse penalizzazioni di raffreddamento che mi porterebbero a delle grosse penalizzazioni di efficienza aerodinamica. Quindi tutto è correlato a tutto e noi dobbiamo fare in modo che le scelte vengano fatte per fare il veicolo più veloce. Quindi anche se dobbiamo sacrificare la potenza del motore, la sacrifichiamo, se questo però ci fa ottenere più carico aerodinamico e la macchina alla fine più veloce. Sviluppiamo adesso recentemente c'è questo bel termine marginal gains, cioè sviluppare sempre tutto in tutti i dettagli e continuare a sviluppare tutto in tutti i dettagli. La Formula 1 è una vita che lo sta facendo e noi continuiamo a farlo. Quello che progettiamo deve avere, deve massimizzare il potenziale per i futuri sviluppi. Cioè se uno progetta una macchina e poi questa macchina subito non dà spazio agli aerodinamici per ulteriormente svilupparla, fa una macchina che si plafona subito negli sviluppi. Mentre invece bisogna cercare di fare una macchina lungimirante che possa essere continuamente sviluppata. Cercare qualsiasi opportunità nel regolamento e farla giusta al primo colpo e avere la massima affidabilità. Questa giusta al primo colpo è una cosa che cioè già dai tempi Ferrari. Che cosa vuol dire giusta al primo colpo? Ve lo spiego poi un attimo più avanti.
Ecco, questo è quello che dicevo, l'approccio allo sviluppo prestazione storico, cioè ad esempio il motore veniva sviluppato da solo, aveva una certa potenza, una certa guidabilità, un certo raffreddamento e un certo consumo carburante. E intanto i telaisti si sviluppavano il telaio, poi quando ricevevano i dati del motore lo allestivano e lo alloggiavano in vettura. Ecco, adesso invece è come si fa con queste vetture ibride. Adesso il raffreddamento è molto molto più complesso, perché c'è anche l'intercooler, c'è anche l'ERS. La formula è una formula così a consumo di carburante imposto, quindi anche qua molto più complesso, e c'è la gestione dell'energia. Per cui succede che il turbo, il compressore, l'MGUH vengono dimensionate anche in base alle caratteristiche di efficienza aerodinamica della tua vettura. Tutto va con tutto e il veicolo deve essere il veicolo che deve esprimere la massima prestazione. Ecco, giusto al primo colpo, come vi dicevo, cioè 2013 è stata la prima macchina che è arrivata seconda nel mondiale, non era molto affidabile, aveva l'80% di possibilità di finire le gare. Questi sono gli sviluppi che abbiamo fatto, oltre a migliorare la prestazione, anche a migliorare l'affidabilità in questi anni. Dal 14 siamo arrivati al 2017, dove da 2017 in avanti la macchina aveva 96% di probabilità di finire le gare. Vuol dire che in 21 gare hai due macchine, molto probabilmente ti fermerai due volte. Come si fa a migliorare? Si fa con tutte queste prove a tappeto che facciamo, ma ancora di più muovendo tutte le analisi nel campo virtuale, quindi tecniche di digital mock-up per evitare che i componenti vadano a collidere con altri componenti, o tecniche di FMEA per far sì che tutti i problemi vengano scoperti sulla carta. Ci sono tante tecniche che ti spostano tutte le verifiche nel campo virtuale, prima ancora che il primo trucciolo sia stato lavorato. Ecco, quali sono le aree di intervento per sviluppare la macchina? Vabbè, l'aerodinamica, cosa banale, qua c'è la V9 rispetto alla V10, si vede meglio da qua. È cambiato il regolamento dell'ala anteriore, delle prese aria freni anteriori, adesso qua purtroppo non lo vedete bene, ma la conseguenza è che tutta quella miriade di profili che seguono sulle pance, sulle Coca-Cola, sul fondo, di conseguenza sono tutte cambiate, cioè non c'è rimasto niente di uguale. Tanto tanto lavoro aerodinamico per tutto l'anno, perché i pacchetti aerodinamici si succedono uno all'altro con continuità. Tanta integrazione spinta, come vi dicevo, fra powertrain e telaio, questa è un'altra attività principe nella progettazione della vettura, dal casco fino al cambio. Guardate qua a destra che layout difficile fra radiatori, intercooler, sistemi di raffreddamento in generale. Tanti sviluppi sulle sospensioni, perché le sospensioni oggi hanno un grande contributo aerodinamico. Prendete la sospensione anteriore, guardate il triangolo inferiore, sulla ruota è attaccata più in alto del mozzo ruota. Cioè, se voi lo dite a uno strutturista, lo strutturista vi risponde in modo indignato, cioè non si può pensare a una sospensione che viene attaccata alla ruota più in alto del gruppo ruota, del centro ruota. Ecco, no, invece in Formula 1 per motivi aerodinamici, sì, Davide me l'avrebbe detto, mi avrebbe detto, ma Aldo, ma cioè, non si può alzare così tanto il triangolo. Tutti gli anni era la stessa cosa, più in alto, più in alto, più in alto. Quindi la sospensione è disegnata per l'aerodinamica, è disegnata per essere molto compatta all'interno del telaio, dove comunque i meccanici devono intervenire,
La conseguenza di questa è che la sospensione è molto pesante, cioè devi realmente renderla affidabile, e quindi devi andare a cercare da altre parti degli alleggerimenti non facili. La stessa cosa per il cambio, cambi estremamente rastremati. Anche qua ogni anno delle discussioni positive nel cercare di rastremarli sempre di più, miniaturizzarli sempre di più, e con anche qua il triangolo inferiore, che è praticamente l'altezza del semiasse, anzi ingloba il semiasse. Guardate una macchina di serie, vedete dov'è il triangolo inferiore rispetto al semiasse, e vi renderete conto quanto diversi sono i layout della Formula 1. E per finire, non per finire, sono altri un paio di slide, la cosa importante è massimizzare la prestazione dei pneumatici. Anche qua cose banali da dire, massimizzare il grip nel giro secco in qualifica, massimizzare la prestazione in gara col grip medio più alto possibile. Questo lo si ottiene lavorando tantissimo sui gruppi ruota. I gruppi ruota sono diventati delle vetture nelle vetture. Il gruppo ruota anteriore deve avere una serie di regolazioni che possano permettere di raffreddare o riscaldare la gomma. Il posteriore invece, in continuazione si studiano sistemi. Avete visto questi cerchi che abbiamo introdotto, che poi anche altri hanno introdotto, molto elaborati, servono per cercare di raffreddare le gomme posteriori. Per cui tanti sistemi che vengono studiati per massimizzare, centrare la finestra corretta di utilizzo delle gomme a livello di temperatura. Questa finestra è molto molto piccola con questo tipo di gomme, per cui tutti i team devono sviluppare questi sistemi. Devono sviluppare i sensori per il monitoraggio di queste temperature, e devono sviluppare dei modelli matematici termomeccanici per simulare anche sul simulatore questi tipi di comportamenti. Infine, ecco, la vettura, la Formula 1 è probabilmente la vettura più connessa al mondo. Abbiamo più di 400 sensori che vengono trasformati in 50.000 canali matematici, che se ci pensate è pazzesco, però se pensate che a Brackley ci sono 25 ingegneri che durante la gara guardano tutti i dati, e in pista sono 60 fra meccanici e ingegneri che seguono il Gran Premio, potete pensare a quanti dati dobbiamo elaborare. Anche qua una cosa banale da dire, ma molto difficile da ottenere: la sensoristica deve funzionare perfettamente. I sensori ti devono dire esattamente quello che è il reale valore della misura fisica. E questo non è facile. E quindi qua, dietro qua, c'è tantissimo lavoro. Nonostante la centralina sia unica per tutti, nonostante il software sia uguale per tutti, c'è tantissimo lavoro da parte degli elettronici per questa ricerca di qualità a livello di acquisizione dati. Bene, questi sono i punti fondamentali sui quali interveniamo per sviluppare la prestazione della vettura. E direi che siamo alla fine di queste tre cose di cui vi volevo parlare, e siamo a disposizione per domande su qualsiasi delle tre aree. Successo, abbiamo dato all'ingegner Mauro Forghieri, all'ingegner Dallara, a personaggi di questo genere. Oggi la diamo a Aldo Costa. Grazie.
E la seconda targa formula del successo riguarda la Mercedes, naturalmente. Dibattito, i nostri colleghi, quindi Remondino, Pino Alievi, Giancarlo Bruno, Alberto Antonini, Terlizzi sono a disposizione anche loro, insieme naturalmente all'ingegnere Aldo Costa. Ti ripasso. Chi vuole? Ma alla fine al pilota che ruolo resta? No, no, il pilota resta un bellissimo ruolo, che è quello di portare la macchina al limite, quello non glielo può togliere nessuno. I piloti sono molto attivi nello sviluppo dell'assetto della macchina, non sono attivi, non possono più intervenire sul proporre idee di sviluppo della macchina, perché ci sono talmente tanti ingegneri ben preparati che chiaramente non è facile proporre delle cose. Nonostante Lewis ci provi, guarda spesso la macchina nei dettagli e chiede: ma qua non può essere fatto in modo diverso, non gli piacciono alcune cose. Quindi i piloti sono degli attori nello sviluppo del setup assieme ai loro tre ingegneri di pista, e sì, guidano la macchina è nelle loro mani e la devono portare al limite loro. Anzi, con questo tipo di gomme i piloti sono ancora più coinvolti nel saper gestire le gomme e avere proprio massimizzare il grip della gomma giro per giro, in modo tale che la gomma degradi il meno possibile. Non credo che siano meno coinvolti o così, meno che il mestiere del pilota sia più facile rispetto al passato, sinceramente. Quest'anno c'è stato un cambiamento nel regolamento. Beh, la ripeti poi, sì. Un cambiamento nel regolamento non magari abbastanza evidente con l'ala anteriore, che però, come dicevi, ha portato grandi conseguenze su tutto quello che c'era dietro. E come ci hai raccontato, siete arrivati a Barcellona, dove, seguendo le logiche degli anni precedenti, avete fatto e sviluppato il progetto come d'abitudine, e avete scoperto che i piloti, appunto, per collegarmi a quello che dicevi, non erano contenti. Questo significa che è stata male interpretata la filosofia dello sviluppo col nuovo regolamento? Non posso pensare che sia stato un baco nel progetto, quindi era una chiave di interpretazione del regolamento forse non adeguata. Ma cioè anche un team organizzato come il nostro, che vorrebbe andare in pista con la macchina perfetta, quasi mai ci riesce, cioè quasi mai questo può avvenire. In questo caso è stata una somma di cose, cioè alcune cose che non potevamo sapere dalle gomme, ma anche un paio di errori, cioè proprio errori. Un'organizzazione come la nostra ha fatto un paio di errori, quindi un errore di calcolo e un errore di valutazione. Tutto è controllato dai propri colleghi, tutto è estremamente tenuto sotto così una accurata analisi tutto il processo, però no, in questo caso è successo che un paio di errori più alcune sorprese hanno creato questo problema globale. Cosa intende un ingegnere per vettura perfetta? E magari gli brillano anche un po' gli occhi mentre lo dice. Vettura perfetta. Tu hai, durante la progettazione della vettura, fai tante simulazioni, credi che la vettura andando in pista si comporterà in questo modo,
vuoi andare in pista e vedere che la vettura effettivamente si comporta come tu hai pensato. Allora, se questo avviene, sai che la tua correlazione con la realtà è buona e quindi vai avanti a svilupparla, è quello vettura perfetta. Dopo, se non è, diciamo, al massimo della prestazione, questo è un altro problema, non lo puoi mai sapere. Faccio due domande di fila, poi lascio. E invece il famoso bottone magico è letteratura o esiste davvero? No, no, il famoso bottone magico esiste, ma esiste anche in Ferrari, probabilmente adesso esiste anche in Renault, in Honda. Cioè, il motore, questi motori qua, possono funzionare con diverse mappature. Il bottone magico non era altro che una mappatura estrema. Una sorta di overboost. Un modo di funzionare, un modo di funzionare che era estremamente costoso dal punto di vista dell'affidabilità. Cioè, il motore nella sua vita poteva fare solo, non mi ricordo, 100 km, 150 km in quel modo. Ma quindi aumentavano i giri in sostanza? No, i giri no, perché con questi motori i giri sono quelli. Faceva sì che turbine, compressore, motori elettrici lavorassero in modo più estremo. Ciao Aldo. Senti, prima hai delineato un po' i gruppi di lavoro, chi dedicata alla macchina della stagione in corso, ovviamente c'è un gruppo dedicato e immagino ci sia anche in Mercedes un reparto ricerca avanzata che si occupa dei progetti più a lungo termine. Ti posso chiedere come vi state muovendo in chiave 2021 a fronte di un regolamento che peraltro non si conosce ancora bene ma che dovrebbe essere abbastanza radicale come cambiamento? Sì, 2021... È un regolamento che è ancora in fase così incompleta, provvisoria, quindi quando si verificano queste cose generalmente è seguito da poche persone, per cui c'è James che va alle riunioni, ci sono io che hanno questo regolamento in chiave 2021, specialmente per l'area del cost cap, e gli aerodinamici che sono coinvolti dalla federazione per fare delle simulazioni per Liberty, ma nient'altro. Cioè, non puoi intervenire perché butteresti via del tempo, cioè se ti metti a fare dei progetti su dei regolamenti che poi la settimana dopo cambiano, cioè hai buttato via del tempo. Per cui in questo momento 3-4 persone sono coinvolte, gli altri sono impegnati nella 2020. È perfettamente legittimo come discorso, mi spaventa un po' perché siamo a metà del 2019, ma non è un problema solo voi. Spaventa tutti, sì. Mi riallaccio al collega. Doveva portare a una facilitazione dei sorpassi, credo sì, di aver sì, capito. Sì, sì. Questo è avvenuto? Ma non lo so, è avvenuto? No. Ecco, che sensazione non è peggiorato. Se posso dire sì. da spettatore, mi sembra che il degrado sulle anteriori si sia un po' attenuato, sì, però, sorpassi in più. Non si sa se è gomma o se è aerodinamica, non si è visto un cambiamento determinante, mentre invece però negli anni precedenti da anno ad anno si vedeva un peggioramento, quindi forse magari c'è stato un appiattimento. Però insomma la Formula 1 avrebbe bisogno di ben altro. Questo me lo incasso. Sì, nel 2021 c'è questo studio aerodinamico per fare sì che appunto le macchine che seguono siano meno penalizzate rispetto ad adesso dalla scia delle macchine che precedono. Okay. Ingegnere, le faccio una domanda anch'io se posso. Qual è il rapporto tra resistenza aerodinamica e deportanza? Qual è la correttezza di questo rapporto? Teoricamente dovrebbe variare addirittura da circuito a circuito, ma questo non credo che sia possibile. Quindi cosa si fa? Cioè in base al tipo di veicolo che hai, cioè quindi alle gomme che hai a disposizione, in base alla potenza motore, puoi avere un certo target
di rapporto tra carico aerodinamico e resistenza aerodinamica. Queste formule, diciamo queste componenti, sono miscelate in modo tale che si ricerchi nella maggior parte dei circuiti tanto più carico possibile. Cioè, quindi ci sono cioè circuiti tipo Singapore, Monte Carlo, ma anche Barcellona, dove cerchi il massimo carico possibile. Sì, da un quindi, certo punto di vista, un monoposto di Formula 1 è molto più veloce dell'altra, è una monoposto sbagliata. Ma sbagliata, veloce di rettilineo intendo. Sì, ecco, se vogliamo parlare appunto del confronto fra noi e la nostra concorrenza diretta, quindi la Ferrari, è effettivamente una cosa che non riusciamo a capire. Cioè non riusciamo a capire perché loro siano molto più veloci di noi in rettilineo, ma in accelerazione e in rettilineo, e più lenti di noi in curva. Quindi non riusciamo a capire se è una questione di potenza, distribuzione della potenza, se è una questione di carico aerodinamico, di drag. Guardando visivamente la macchina non ha delle ali più piccole, non ha delle configurazioni aerodinamiche più scariche, quindi è proprio una cosa che non riusciamo a capire. Prendiamo anche Monte Carlo di dritti, sono cortissimi, ecco, la Ferrari andava a 3 decimi forte come lui in questi 3 piccoli dritti, e poi tutto il resto del circuito noi nelle curve guadagnavamo molto di più. Barcellona, loro guadagnavano tantissimo in rettilineo nell'ultimo settore. Ecco, ci sono dei discorsi generali che sono quelli che ho fatto. Cioè che devi mettere in macchina quello che fa andare più forte la macchina come tempo sul giro, quindi non solo quello che ti dà più potenza o che ti dà più carico aerodinamico. Però ci saremmo aspettati che tutti e due i team fossero così, atterrassero nella stessa piattaforma, nello stesso intorno, mentre invece siamo atterrati in due punti diversi. Noi con meno velocità massima e più carico, crediamo, perché andiamo più forte nelle curve, loro più scorrevoli e con probabilmente meno carico in curva. Ma questo non lo so, no, sì, ha capito, perché il GPS lo vedono tutti, quindi è una cosa consistente. Anche qua in Canada, anche cambiando il tipo di ala, noi pensavamo magari cambiando il tipo di ala ci troviamo tutti e due con la stessa distribuzione, no? Invece anche qua un po' meno forse, ma... L'anno scorso ha provato la Mercedes, mi sembra, W04 a Imola per il Minardi Day, e sì, prima diceva che appunto l'ha fatto diverse volte. Com'è passare dall'altra parte? Ma è sì, un'esperienza bellissima. Ho incominciato a passare dall'altra parte già in Ferrari. In Ferrari c'erano dei corsi di leadership che prevedevano che tu facessi un'attività a tuo piacere. Allora c'è chi faceva un corso di, non so, psico attitudinale. Io dissi, ma io vorrei andare a fare il corso di Formula Ford di Harry Morrog. Te lo ricordi Harry Morrog? Mi guardarono un po' così male, quindi mi trovai con questi ragazzini di 15-16 anni, io quarantenne, a fare il corso piloti di Harry Morrog. E lì ho incominciato la mia pseudo carriera di pilota. Poi ho fatto alla Ferrari un giorno da pilota, il corso Ferrari Day a Fiorano con le macchine di serie. Poi con l'amico Paolo Barilla e ad altri amici così che amiamo girare in pista, andiamo ogni tanto e proviamo queste Formula 1. Toto, vedendo questa mia passione, questa mia attività, siccome ce l'ha anche lui, mi ha spinto a fare qualche cosa insieme. Quindi abbiamo fatto insieme la Mille Miglia, è stata un'esperienza meravigliosa. E l'anno scorso si è messo così di nascosto, senza dirmi niente, d'accordo con Minardi per farmi debuttare con la 2013. È stato girare a Imola?
Ma Imola per me è stato, dopo Monza, è stato subito il secondo circuito che io ho visto in vita mia. Lavoravo alla Minardi, andavo a vedere tutti i Gran Premi a Imola, per cui è stata una forte emozione, perché proprio non mi rendevo conto che io sto girando a Imola. E guidare questa Formula 1, che hai visto nel diagramma dell'affidabilità, è stata la prima, se vogliamo, vera macchina che io ho seguito in Mercedes, veramente mi ha fatto toccare il cielo con un dito. Dal punto di vista così della guida, devo dire che ci vuole una bella dose di coraggio. Per me ci voleva una bella dose di coraggio già, non so se hanno presente tutti il rettilineo di Imola. Il rettilineo di Imola non è proprio un rettilineo, cioè sono tre mezze curve, e al primo giro pensavo, Aldo, non puoi passare al primo giro e tirare sul piede perché ci sono queste curve, i tuoi colleghi cosa penseranno? Quindi esco dall'ultima curva, metto giù tutto il piede e cerco di stare così in traiettoria, pensando da ingegnere, non ti devi preoccupare, questa macchina sta giù, è impossibile che tu faccia un test a coda, l'hai progettata tu questa macchina. E passo ai 291 e tutti i miei colleghi, oh. E dopo sì, giro dopo giro ho migliorato, e il box si era infiammato e hanno incominciato Ricky Musconi, che è l'ingegnere di pista di Valtteri, che era il mio ingegnere di pista lì, ha incominciato a darmi tempi. Quindi io giro dopo giro miglioravo, e nell'ultimo run sono uscito e li ho passati tutti. Gioco facile, perché c'erano delle macchine molto più lente, però insomma mi sono divertito moltissimo. Grazie. Una domanda da spettatore, non da esperto, ovviamente. Questa Mercedes purtroppo ha pochi difetti, lo dico da ferrarista, no? Però mi sembra di notare che quando è davanti è imprendibile, quando è dietro qualche altra macchina soffre molto. Quanto è un problema della Mercedes e quanto è un problema della Formula 1 seguire altre auto adesso? Ma guarda, quest'anno posso dire che non è un problema della Mercedes, mi sento di dire che la macchina, seguendo le altre macchine, si comporta in modo del tutto normale. Non è invece vero per magari due anni fa forse avevamo effettivamente un problema, avevamo un'aerodinamica un pochino più sensibile di altri. Qui no, è solamente perché per superare la macchina davanti devi avere un delta di prestazione importante di 7-8 decimi, che sono tanti. È difficile che ti trovi col primo e secondo in classifica che combattono e tu hai 7-8 decimi di vantaggio. Questo è il minimo che devi avere per superare in alcuni circuiti. Sì, no, conta ancora tanto, però ci sono questi 7-8 decimi, cioè se il pilota top parte dietro ha ben più di 7-8 decimi di vantaggio rispetto alle macchine che sono lì vicino, e quindi vedi che fanno dei grossi passi, perché magari si trovano con macchine che sono 2 secondi e mezzo più lenti, e poi arriva così nelle prime 5-6 posizioni e se non hai questi 6 o 7 decimi ti pianti lì. Io ho 17, tra poco 18 anni, ho finito il quarto anno di liceo e il prossimo anno vorrei prendere un permesso fin da subito ad entrare nel... Io sono di Real Madrid. Pensavo all'ingegnere aerospaziale al Politecnico di Torino. Lei cosa mi consiglia? Ma come dicevo prima, abbiamo questi 21 contatti con le università. Uno di questi è il Politecnico di Torino. Io ho visto aerodinamica del Politecnico.
Torino veramente molto, molto preparati, quindi è un'università sicuramente molto molto buona, quindi se sei lì vicino e vuoi fare quell'università, ben venga, e sono sicuro che ti può preparare bene per il mondo del motorsport. Essendo ferrarista sono un po' nostalgico, volevo chiedere... No, cioè sono io che sono immerso, non sei tu che... Volevo chiederle dei ricordi della F2004. Dei ricordi? Sì. Sì, l'F2004 è stata, sì, la macchina probabilmente, cioè è stata la macchina più vincente che la Ferrari abbia mai fatto. È stata una macchina che si è sposata subito molto bene con le gomme di quel tempo che erano sviluppate per noi, una macchina che aveva un'ottima efficienza aerodinamica, che aveva anche delle innovazioni notevoli dal punto proprio dell'aerodinamica stessa, una macchina quindi decisamente superiore a quello che era la prestazione della concorrenza in quel momento. Ingegnere, solo ricordando la sua esperienza di guida, alla Ferrari in passato, ai tempi della 639-642, c'è stato un ingegnere, un capo progettista che la patente non ce l'aveva. È un qualcosa che può sì, essere fastidiosa questa, diciamo. Ma non lo so, ecco, che cosa ho imparato guidando così queste macchine? Sicuramente tutto quello che è legato all'installazione del pilota in vettura, perché quello lo vivi proprio su te stesso, e quindi da lì sono diventato molto più attento a come un pilota si installa in vettura, in modo che non abbia nessun tipo di forzatura, nessun tipo di dolore, in modo che possa rendere per tutta la gara al massimo, senza avere nessun acciacco o limite fisico. Questa è una cosa sicuramente che ho apprezzato. Il resto onestamente non lo riesci a fare, perché la guida è una pura soddisfazione, ma sei talmente tanto lontano al limite che non riesci a dare dei grossi giudizi. Prima nella sua presentazione ha parlato della sospensione anteriore, quindi del braccetto superiore, che meccanicamente sarebbe un assurdo, bestemmia. E invece in qualche modo serve. Il passaggio eventuale ai cerchi da 18 pollici, sì, quindi con un fiacco molto ribassato, e quindi con il problema di assorbire tonnellate, sì, di deportanza aerodinamica in velocità, cosa comporta in questo senso? Io penso che questi criteri di sviluppo aerodinamico si manterranno, cioè non penso che criteri legati al corretto funzionamento della sospensione possano così far tornare indietro certi sviluppi aerodinamici, perché sono generalmente molto potenti dal punto di vista prestazionale, molto più potenti di quello che può fare la meccanica. Un fianco da tir come nelle gomme da tir, sì, adesso in qualche modo dovranno assorbire. No, certamente, però penso che si lavorerà molto di più sulla parte elastico-viscosa della sospensione, più che sulla geometria, quindi si lavorerà molto di più magari sugli assetti, sugli ammortizzatori, ma non sulla struttura principale della macchina. Bisognerà anche vedere come scrivono il regolamento, perché ci sarà molto più spazio per i cestelli, però bisogna vedere se questi cestelli saranno limitati o meno. Giancarlo? No. Sì. Posso? Per fare un team vincente ovviamente ci vogliono tutti gli ingredienti, lei ce l'ha detto in maniera semplice e anche ovviamente chiara, ma per migliorare un team che ha dei problemi è preferibile lavorare prima sull'organizzazione e poi sulla qualità dei tecnici o viceversa? Se dovessi dare un peso ai due componenti, al management e alla qualità tecnica, cosa pensa? Ma non, di solito non fai, cioè non fai questi due paragoni, perché li investi tutti e due nello stesso momento.
cioè devi avere le persone preparate, ma devi avere anche, devi permettere che possano lavorare bene, per cui nello stesso momento sistemi sia l'una che l'altra cosa, non farei un sistema prima dal punto di vista così formale, l'organizzazione, poi curo lo sviluppo tecnico delle persone o viceversa, cioè lo devi fare niente se vuoi un risultato. Nelle slide che hai mostrato prima hai sottolineato l'aspetto regolamentare, ovviamente il tecnico deve adeguarsi ai regolamenti, riuscire a scovare quelle aree grigie e riuscire a vedere. Il regolamento di oggi della Formula 1, se qualcuno ha il tempo per leggerlo, è barocco, burocratico, machiavellico, è incredibile. Ecco, il tuo regolamento ideale della Formula 1 è più semplice, è più complicato? Dove secondo te si può sviluppare maggiormente l'estro del progettista? Ma, dunque, sì, il mio regolamento ideale non sarebbe scritto in modo così dettagliato come è scritto adesso, ma delimiterebbe la vettura magari in blocchi e all'interno di questi blocchi lascerebbe libertà al progettista di fare un po' quello che vuole. Ecco, ogni volta che si propone questa cosa viene detto sì, ma se si fa così i team migliori vincono, le persone migliori vincono. Sì. Per cui invece se rendi tutto prescrittivo, tutto uguale, ecco, allora c'è la parità, per cui c'è questa continua lotta. Quindi è scritto veramente molto molto nel dettaglio, lo riscriverei lasciando più libertà di sviluppo, però magari vincolandone i volumi per evitare che le macchine guadagnino una prestazione infinita. Domanda da persona che è anche interessata ad entrare nel mondo della Formula 1, però innanzitutto ringrazio per aver condiviso la storia, è stato molto di ispirazione. Ricordo che hai detto prima ci sono due ambiti nel lavoro che faccio, ce n'è uno tecnico e uno manageriale. Sì. Da persona che non ha, diciamo, una laurea in ingegneria, anche se è affine a questi temi, ma si concentra più dal punto di vista manageriale, pensi sia possibile entrare comunque nel mondo della Formula 1? In che modo? Se hai qualche esempio magari di persona con cui lavori che ce l'ha fatta in questo modo? Sì, guarda, se devo fare degli esempi alla Mercedes, mi viene subito in mente una persona, la persona che ha fatto tantissimo per questa organizzazione, che è uno dei membri senior della noi abbiamo un working group che si chiama Technical Management Meeting. Ecco, in questo gruppo è invitato anche lui, è il direttore del personale. Il direttore personale della Mercedes è una persona veramente eccezionale, bravissimo, che ha capito che la sua funzione era, anche la sua era così, alla ricerca della prestazione, alla ricerca del miglioramento del team, non era lì per fare della burocrazia, non era lì per fare così il proprio castelletto isolato dagli altri. Quindi si è messo completamente a servizio della parte tecnica e lavorando assieme alla parte tecnica. Tutti i corsi di leadership, tu valuta che ogni anno per tira fuori queste cose, Pride, i nostri cinque valori. Ogni anno andiamo due giorni fuori, ai primi di gennaio, questo gruppo di tecnici e non tecnici, quindi anche marketing, l'avvocato, cioè tutte le funzionalità, e ci rinchiudiamo in un albergo. Sì, gli ultimi due anni Toto ci ha portato nelle vecchie carceri di Oxford, quindi avevamo la stanza nelle celle,
alla sera facevamo le cene dove Harry Potter girava le scene a Christchurch University, e quindi due giorni dove parliamo di che cosa vogliamo fare l'anno successivo, quali sono i nostri valori, come possiamo migliorare il team, qual è la nostra missione, qual è il nostro intento per l'anno. E qui c'è il contributo fondamentale di tutti, non solo tecnici, ma anche di tutti quelli che hanno altre mansioni nell'azienda. E possono essere funzionalità importante chi si occupa di sponsor e marketing, perché di nuovo più capitali vuol dire più prestazione. Possono essere importanti chi si occupa di risorse umane, perché vuol dire trovare i migliori talenti, vuol dire più prestazione. Per cui se il lavoro è ben fatto ed è un lavoro di gruppo, di equip, anche queste figure possono portare veramente tanto al risultato globale. Meglio col microfono, così sentono tutti. Visto che stiamo parlando di eccellenze, qualche aneddoto magari su due grandi eccellenze a confronto, Michael e Lewis, e un'altra domanda sulla cultura del no blame. L'impressione da fuori, da ferrarista, è che soprattutto dopo l'uscita di Jean Todt e Ross Brawn questa non sia così chiara, nitida, come avviene in Mercedes. Se puoi darci qualche aneddoto anche qui, grazie. Ma aneddoti Michael, Lewis, sì, non è facile, sono due caratteri completamente diversi. Sì, Michael molto molto professionale sempre, però anche di difficoltà, nel senso che purtroppo la prestazione di un atleta ha una certa parabola, per cui lui si è trovato a venire in Mercedes dopo un lungo stop, un'età abbastanza avanzata rispetto agli altri, e quindi ha sofferto di più rispetto a quando appunto era molto più in non in forma, ma era più giovane ed era più performante. Non ci sono stati altri problemi. Lui ha avuto momenti anche di eccellenza, anche nel nostro team. Non è stato fortunato, nel senso che la macchina non era una macchina al top, e quindi navigava nelle posizioni quarto, quinto come team, per cui faceva anche più fatica ad emergere. Quindi non è stato fortunato, più l'età anagrafica, più lo stop che aveva fatto. Sì, di aneddoti ne posso solo dire due per dire la differenza di questi due piloti. Uno, Michael, staccanovista al volante, staccanovista anche nella vita. Prima del campionato si andava a Share con Binotto, altri ingegneri, piloti, quindi c'era Michael, Felipe. La giornata per Michael era: dobbiamo essere i primi quando aprono gli impianti, dobbiamo essere i primi a prendere la seggiovia. Dobbiamo sciare dal mattino a quando chiudono gli impianti sulle gobbe le più difficili possibile. Poi, una volta che chiudono gli impianti, albergo. Partita calcetto, tutti dovevamo giocare a calcetto, anche io negato a calcetto, ero andato a comprare le scarpette. Poi storno in albergo, di nuovo doccia, cena dove si mangia e si beve tutto quello che si trova nel locale, e poi discoteca.
e al mattino di nuovo essere i primi nelle piste di sci. Ecco, io tornavo dopo dalla 3 giorni di sci completamente distrutto. Invece un aneddoto di Lewis, sì, questo, anche questo molto privato, carino. Noi gli ingegneri imponevamo il peso al pilota fino all'anno scorso, sia a Nico che a Lewis, e il peso faceva sì che insomma, dovessero essere particolarmente smilzi. Questo limite di peso, penso che Lewis doveva essere 72 kg e mezzo con casco e pilota e tuta, quindi estremamente longilineo. E mi ricordo durante un driver fit che lui mi chiamò e mi disse: Aldo, ma insomma io vorrei mettere su più muscoli, perché vedo che senza muscoli le ragazze non mi guardano. Scusa? Sì, no, perché io sono convinto che se metto su i muscoli riesco meglio. Ah, va bene. Allora, fortunatamente quest'anno è cambiato il regolamento, quindi lui adesso ha una massa muscolare non indifferente. Adesso poi non so se i risultati come sono. Ho una domanda sulla parte dei dati che ha fatto vedere prima. Ho letto 7 miliardi di osservazioni, dati raccolti, che sia che siano in un Gran Premio o dal 2010 sono tantissimi. La mente umana non gestisce bene questa dimensionalità, mentre le macchine ci vanno a nozze. Ho due domande a riguardo. Come vengono gestiti durante la gara questi dati? Cioè, ci sono degli algoritmi di predizione, ci sono applicazioni di intelligenza artificiale, chiamiamoli così, e se sì, quanto influiscono, quanto influiranno e quanto possono portare alla perfezione, quindi magari rovinare lo spettacolo per il fattore umano, emozionale, ecco. Sì, sì, questo è un buonissimo punto, perché è un'attività che abbiamo incominciato recentemente. Un po' trainati, cioè la Formula 1 non fa ricerca pura, fa ricerca applicata, cioè ci sono altre industrie, altri settori, università che fanno della ricerca pura, e noi quando vediamo che nasce qualcosa di interessante ci aggrappiamo e facciamo della ricerca applicata. In particolare il machine learning e l'intelligenza artificiale. Non sapendone niente, abbiamo strutturato un piccolo gruppo che prendesse informazioni, ricercasse tutte queste tecnologie e poi incominciasse a riversare quello che imparava al gruppo degli ingegneri, organizzando così dei forum. Chi vuole può partecipare, va lì e ascolta quello che hanno imparato, e così si iniziano ad avere delle prime locali applicazioni. Ma non siamo forti in quel settore e dobbiamo crescere tantissimo. Quello che facciamo, che però cioè, chiamarlo machine learning o intelligenza artificiale cioè, sarebbe troppo, abbiamo sì queste montagne di dati vengono analizzate con dei sistemi automatici che individuano magari dei sovraccarichi. Cioè quando la macchina gira in pista c'è solo una persona a Brackley che analizza tutti i carichi in tempo reale sulle due macchine, però non è che si mette lì a guardare tutti i carichi giro per giro, altrimenti impazzirebbe, ma c'è questo programma che seleziona i picchi e glieli presenta, e lui vede se è un segnale con un significato fisico reale oppure se è uno spike. Quello che vi dicevo prima, avere dei sensori che leggono correttamente, estremamente importante. Quindi ci sono questi overload, vengono aperti delle anomalie e poi chi di dovere li analizza e si vede se dobbiamo aumentare i carichi di progetto oppure se è stato un caso particolare che non si ripeterà.
abbiamo dei programmi per le strategie di gara, delle simulazioni Monte Carlo per le strategie di gara, però anche quelle non le chiamerei intelligenza artificiale, però prima di ogni gara, per calcolare quando è il tempo per la safety car, se arriva la safety car per cambiare le gomme oppure per capire qual è la miglior strategia, lanciamo questi milioni di simulazioni di gare. Nient'altro per il momento. Comunque è una strada che stiamo prendendo. Penso che abbiate una miniera d'oro, perché di solito a livello di dati, perché di solito è il contrario. Sì, è contrario. Si pone il problema, ma la dimensionalità è talmente ampia che bisogna raccogliere dati per centinaia di anni e di fatto il problema decade, no? E non, quindi buona fortuna. Grazie. Io sono una studentessa di ingegneria meccanica, è un sogno, e un giorno il sogno è arrivare in Formula 1. Adesso è più semplice anche per le donne entrare in questo mondo, è sempre leggermente più difficile. No, no, adesso parlo per l'esperienza del team Mercedes. C'è una grande apertura e un grande desiderio di avere appunto un ambiente il più eterogeneo possibile. Sì, una cosa che non vi ho raccontato, ma ve l'avrei voluta raccontare: qual è il mix ideale in un gruppo di lavoro. Per me il mix ideale è radunare tante più diversità possibile, gente che viene da altre nazioni e quindi hanno esperienze di vita diverse, gente che viene da altre industrie, gente di diverse età e anche uomini e donne. Ecco, più è vivace il mix, più il terreno è fertile, più l'ho notato anche di propria persona, ma l'ho anche letto in libri appunto di management, più c'è rispetto verso le altre persone. Cioè, se tu metti, non so, in un unico gruppo 10 maschi che hanno fatto la stessa università, che hanno studiato assieme, e gli attribuisci un progetto, ecco, molto probabilmente verrà fuori un casino incredibile, perché litigheranno, perché non si rispetteranno, perché non avranno da portare altre esperienze. Quindi per noi non c'è appunto non c'è nessuna differenza fra sessi, anzi c'è un'apertura totale, e per me è tanto difficile quanto essere appunto uomini, non c'è nessuna differenza. C'è ancora qualche... Anzi, una cosa sì, che volevo dire, abbiamo avuto in Mercedes per la prima volta... cioè, l'abbiamo sentito un po' tutti come se fossimo parenti, un figlio di una ingegneressa che lavorava nel gruppo. E, ecco, bisognerebbe parlare con lei per farti capire, cioè, il rispetto e l'attenzione che abbiamo proprio dedicato a questa persona, che è in gambissima e che quando è tornata dopo la maternità ha fatto anche un salto su progetti di più alta responsabilità. Quindi c'è tantissima attenzione da quel punto di vista. Sì, la mia domanda voleva, diciamo, partire da una considerazione, e cioè abbiamo visto anche dalla prefazione come il sogno sia quello che spinge, che ha spinto magari Aldo Costa ad arrivare a dedicare la sua vita alla Formula 1, di come l'emozione, diciamo, del pubblico spinga a guardare. Abbiamo visto però anche come la Formula 1 diventa ovviamente sempre più complicata, la ricerca della prestazione
ha, diciamo, forse impone dei sacrifici dal punto di vista, dico io, dell'immediatezza da parte degli spettatori, da cui poi si pongono i problemi sui regolamenti, togliere la parte aerodinamica per consentire alle auto, diciamo, di seguirsi meglio, ma questo va forse un po' contro allo spirito della maggiore ricerca della prestazione di quello che è appunto la Formula 1. E allora chiedo, secondo te, quali sono gli esiti, come si può, diciamo, impedire questo processo, o se ritieni che questo processo non avvenga? No, capisco quello che intendi e non dico purtroppo, ma perché è una cosa positiva. Le conoscenze che abbiamo oggi, gli strumenti che abbiamo oggi sono di progettazione, di sviluppo, di analisi, sono incredibilmente più sofisticati di quelli degli anni 70, quando correvano appunto i miei idoli Niki Lauda, James Hunt, e i team allora erano costituiti da così una quindicina di persone, oggi parliamo di mille persone. Non possiamo tornare indietro a quel tempo, le conoscenze che abbiamo sono quelle che abbiamo. Se anche semplificassimo il regolamento, le conoscenze le abbiamo, quindi riusciremo comunque a bypassarlo o a migliorare altrimenti. Guarda, ad esempio, il regolamento di quest'anno, le macchine comunque dovevano andare un po' più piano, non vanno più piano, perché in pochi mesi migliaia di ingegneri sono riusciti con le tecniche attuali a recuperare tutto. Quindi quello è un processo che non vogliamo, non possiamo, ma neanche vogliamo fermare. Credo che si debba lavorare molto sulla parte sportiva per rendere questo sport più chiaro ai telespettatori. Cioè, non mi piacciono la virtual safety car, non mi piacciono delle cose così forzate, o anche non mi piacciono avere 3.000 gomme di colori diversi che non sai mai bene. Addirittura quest'anno c'ha gli stessi colori ma sotto sono gomme diverse, non capisci più dove sei. Ecco, intervenire sulla parte sportiva per rendere questo sport più semplice da gestire. Poi se dietro c'è qualche cosa di molto complesso ingegneristicamente, è come sta andando il mondo. Adesso acquistiamo dei sistemi elettronici che sono super complessi, non possiamo tornare indietro. Volevo riallacciarmi all'ultimo intervento, che è interessante perché il concetto di spettacolo comunque nella Formula 1 prenderà sempre più spazio. Liberty Media è una società dello spettacolo, non è una società di altro tipo, ecco, per la crescita tecnologica del mondo. Il problema è che con l'aerodinamica attuale, ingegneri, in questo momento la velocità media è vincente sulla velocità massima. Cioè oggi la differenza di velocità tra la velocità media e la velocità massima in un circuito è inferiore al 30%. Cioè abbiamo quasi una Formula 1 a velocità costante. Questo secondo me ha due effetti. Uno, il più evidente, che mano a mano che si avvicinano questi due parametri il sorpasso diventerà assolutamente impossibile. In secondo luogo però il fatto che c'è un problema di percezione da parte di chi guarda lo spettacolo, perché chi guarda lo spettacolo vive in un altro mondo da un punto di vista gravitazionale, diciamo in senso lato. Per lui vedere un'automobile che in entrata di curva, in imbardata, sterza esattamente come se fosse una macchina dello Scalectris che ha il binarietto, è un qualcosa che addirittura traduce nel suo posto, è troppo facile. Ecco, questo però non può essere un tema per un regolamento. Solo una cosa, quando lei dice regolamento sportivo, stiamo attenti quando è il regolamento tecnico che si inchina a quello sportivo, perché è successo anche questo. Sì, no, capisco appunto dove siamo arrivati. Cioè la Formula 1 purtroppo fa delle... a livello proprio di regolamenti fa delle grosse oscillazioni.
se vi ricordate nel 2014 il regolamento delle vetture ibride era fatto per... Sì, si è spento? Non l'ho spento io, ma... Ma comunque va bene, sì, sì. Dicevo, il regolamento delle vetture ibride, uno degli obiettivi del regolamento era di aumentare, di ridurre la percentuale di acceleratore tutto aperto. Cioè il fatto di avere vetture con meno carico aerodinamico, perché nel 2014 ci fu un taglio abbastanza drastico di carico aerodinamico, e di avere questi motori con una coppia esuberante rispetto al grip, era quello di avere delle vetture più difficili da guidare e avere un'apertura di farfalla, quindi di acceleratore, percentuali più completa apertura di appunto l'acceleratore, percentuali più basse, quindi il pilota doveva lavorare di più sull'acceleratore. Ecco, questo piano piano dal 2014, non si è visto granché perché c'è stato alla fine un team dominante subito che ha un po' ammazzato il mondiale da questo punto di vista, ma questo era l'obiettivo. Poi la rincorsa degli ingegneri è stata quella di trovare sempre più carico aerodinamico, fino ad arrivare poi nel 2017, quando è stato il gruppo che fa le strategie della Formula 1 che ha deciso di di progettare queste vetture le più veloci in assoluto di sempre, per renderle super spettacolari dal punto di vista estetico anche, e per poter usare così questo tema mediatico delle vetture più veloci, i G laterali più alti in assoluto, i tempi sul giro, che i record che crollavano giro su Gran Premio per Gran Premio. Così è stato, però è successo anche quello che lei dice, che adesso queste vetture, tante curve si sono trasformate in rettilinei, non sono più delle curve selettive, per cui ci si deve chiedere se queste vetture super veloci, che hanno frantumato tutti i record, sono la direzione, o se è meglio la direzione del 2014, quando si è cercato di spogliare l'aerodinamica della vettura, aumentare la coppia e avere degli pneumatici a minor grip per spettacolarizzare più le gare. Posso chiederle se come impatterà un eventuale budget cap sulle strutture dei top team? Credo che impatterà principalmente sulle tre strutture principali, quindi noi, Red Bull e Ferrari, almeno per i primi due anni. C'è un limite nell'interno del perimetro tecnico, escludendo piloti, escludendo i tre meglio pagati del team, escludendo tutta la parte marketing, HR, quindi tutta la parte tecnica, mantenendo tutta la parte tecnica, c'è un limite in questo momento di 190 milioni di dollari, e credo che avrà un impatto sicuramente sui tre team principali. Non credo che abbia un impatto sulla Williams, perché la Williams, basta vedere i bilanci che pubblicano, hanno un bilancio che è inferiore globale di 190 milioni di dollari, quindi non possono sicuramente superarlo, e così anche team di quella grandezza, per cui si impatterà su questi team, si metteranno al lavoro di nuovo, decine e decine di ingegneri che cercheranno di fare efficienza, cioè di progettare le cose spendendo meno, di non perdere niente in prestazione ma spendere meno, quindi è un parametro in più che si aggiunge. Le cose devono essere con più prestazione, più leggere, più affidabili, più veloci da produrre, adesso dovranno costare anche meno. Cioè, è un altro esercizio tecnico. Ah,
alle stradali, come già, ma ci penserà il limite, cioè con 190 milioni di dollari probabilmente i grossi team non si potranno più permettere tutti gli ingegneri che hanno, e quindi alcuni ingegneri dovranno magari sì, fare delle altre attività. Noi facciamo Formula E, facciamo gare GT, il gruppo Mercedes Motorsport è grande, quindi potremo magari inglobare in un unico gruppo diverse attività e avere persone che fanno diverse attività sotto lo stesso tetto. Io volevo chiederle, siccome tra le altre cose sono molto appassionato anche di dinamica del veicolo, perché nelle Formula 1 attuali un passo lungo finisce per pagare sempre di più di un passo corto? Mediamente. Ah, sì, il motivo principale di nuovo è il sviluppo aerodinamico, e siamo stati noi i primi a farlo. Anche quella è un'altra cosa che non esteticamente non mi piace. Avete visto la fotografia della V10, è una macchina lunghissima. Spesso prendo in giro i miei colleghi dicendo che la nostra macchina, dalla punta dell'ala anteriore alla punta dell'ala posteriore, è più lunga di un Vito Mercedes a passo lungo. È più lunga di una classe S, è più lunga di una classe S berlina. Quindi sono macchine enormi, lunghissime, che sono state allungate proprio perché il fondo della macchina è quindi di dimensioni decisamente maggiori, e quindi può sviluppare più carico aerodinamico. Quindi è più un'esigenza, diciamo, aerodinamica, sì, che meccanica. Sì, sì, puramente aerodinamica, sì. E però è puramente aerodinamica, ma c'è un limite. Se tu stai dentro certi limiti non hai nessuna lato negativo, non hai nessuna perdita di prestazione dal punto di vista della dinamica del veicolo. Se vai oltre incominci a perdere, ma aumentando la carreggiata da 1,8 a 2 ci si è potuti spingere a dei passi molto più elevati, mantenendoti sempre nello stesso rapporto di guidabilità. Volevo tornare un attimo io sul discorso dei regolamenti, che in questo momento ha una particolare attenzione. Io ho fatto parte per molti anni della commissione di Formula 1, in due periodi però diversi. In un primo periodo dall'inizio degli anni, fine anni 80, inizio 90 fino al 2006, e poi di nuovo in un periodo più breve dal 2012 al 2016. La commissione della Formula 1 in questi due periodi non è cambiata molto come composizione, si è aumentata, una volta era più ristretta, poi è diventata più larga. Però quello che è cambiato in maniera radicale è il fatto che nel primo periodo la commissione di Formula 1 era composta presidente della FIA Mosley, Bernie Ecclestone, i rappresentanti dei team, il rappresentante degli sponsor tecnici, il rappresentante degli sponsor, in quel caso era la Philip Morris, e poi c'erano i rappresentanti dei promotori. Complessivamente i rappresentanti dei team erano in minoranza rispetto alla composizione complessiva, e la commissione aveva pieni poteri decisionali sui regolamenti tecnici, sui regolamenti sportivi, addirittura sul calendario della Formula 1. E quindi diciamo i regolamenti, quando venivano deliberati, tenevano conto di valutazioni estremamente diverse da persone che avevano ruoli diversi, esperienze diverse. Nell'ultimo periodo è cambiato tutto, perché a monte della commissione di Formula 1 è stato istituito lo Strategy Group, che è composto soltanto dal presidente della FIA, in questo caso Todd, sempre da Bernie Ecclestone, prima adesso ci sarà Brown, no, credo,
e poi dai soli rappresentanti dei team. Il vero potere decisionale è nello strategy group, perché le proposte dello strategy group arrivano poi alla commissione di Formula 1, ma la commissione di Formula 1 può semplicemente approvarle o disapprovarle. Quindi il potere vero, diciamo, quindi il potere regolamentare, chi decide tutti i regolamenti sportivi, tecnici, eccetera, sono soltanto i team. Quindi la decisione è andata in mano dei team manager o, come diceva Briatore, degli ingegneri. Quindi non si tiene più conto di tutti quelli che sono gli altri aspetti e gli altri interessi che sono rappresentati appunto dai promotori, dagli sponsor sia tecnici che sponsor, ecco, neanche dai piloti. Adesso ieri ho letto che Todd ha fatto una riunione in cui, con alcuni piloti, in cui ha proposto che i piloti vengano adesso nuovamente reinvestiti, sentiti, coinvolti nella regolamentazione. Però secondo me quello che è stato sbagliato è proprio questo cambio netto. Non so che cosa ne pensi. Ah, sì, c'è stato un grosso cambiamento. Ha ragione nel dire che il potere decisionale si è un po', cioè si è spostato dalla Formula One Commission allo Strategy Group, ed è proprio lì nello Strategy Group dove è nato questo regolamento del 2017 di queste macchine super veloci. Per cui sì, c'è stato di fatto questo cambiamento ed è a volte sì, vengono prese delle decisioni che sembrano anche un po' così preoccupanti dal punto di vista proprio dell'applicazione, probabilmente per, come dice lei, non tengono in considerazione tutti gli aspetti del nostro sport, sono solamente viste dal punto di vista della federazione e dei team principal. Adesso non riesco, siamo in un campo che non è il mio, e quello della governance, fra l'altro nel 2021 ci saranno di nuovo degli altri cambiamenti, quindi non so dirti che cosa potrà succedere, però sì, il cambiamento lo vedo anch'io, esattamente come hai descritto. Salve. Volevo chiedere una curiosità sull'aerodinamica delle vetture. Lei prima ha detto durante una slide che, diciamo, il progetto aerodinamico coinvolge tutta la vettura e che diciamo, ogni parte influenza ogni altra sua parte. E, diciamo, la mia domanda era questa, cioè, siccome generare carico con l'anteriore diciamo, è più facile rispetto a generarlo con il fondo della macchina, perché diciamo, l'anteriore riceverà, diciamo, pulita, energica, invece sotto no. E quindi, diciamo, ci sono le ruote anteriori e posteriori che offrono, diciamo, un disturbo e poi viene ottimizzato il tutto. Ma c'è un modo per, diciamo, quantificare se il disturbo provocato alla generazione del carico dal diffusore, diciamo, nella parte posteriore vicino al diffusore, è più disturbato dall'anteriore oppure dal posteriore, diciamo, dalle ruote anteriori o posteriori? Quale delle due, diciamo, c'è un modo per capire se... Sì, ci sono modi anche piuttosto sofisticati, cioè tu puoi lanciare delle simulazioni di fluidodinamica di tutta la vettura e poi puoi vedere come la scia della gomma poi impatta su tutto il resto della vettura. Quindi quando appunto ingegneri che studiano dei nuovi concetti, dei nuovi profili, delle nuove carrozzerie devono valutare queste cose, valutano proprio esattamente anche quello che stavi dicendo, cioè valutano la scia della ruota e valutano, non so, se devi fare una nuova ala anteriore, se questa ala anteriore ti modifica sostanzialmente la scia della ruota anteriore, che va a impattare in modo negativo sul posteriore della vettura. Sono tutte valutazioni che vengono fatte, seguite nel dettaglio. Sì, no, ma dico, ma cioè, con una configurazione attuale il disturbo è, cioè, sono più le ruote anteriori o più quelle posteriori che disturbano maggiormente la generazione di carico nella zona del diffusore, diciamo? Quali sono, cioè, qualitativamente, più il disturbo dell'anteriore oppure più il posteriore che...
Ma, cioè, se si fa una stima di questo. Cioè, è difficile così dirlo su due piedi, non te lo saprei dire. La ruota posteriore influisce nella zona tire seal, nella zona tire seal, dove il fondo si abbassa, diventa orizzontale, influisce molto in quella zona. Mentre invece la scia delle ruote anteriori può arrivare anche a coinvolgere un po' più avanti la parte della Coca-Cola. Quindi intervengono entrambe, adesso dirti quale di più, quale di meno, non te lo so dire. Era solo una curiosità sì, più. Ma entrambe intervengono. Quindi sì. Diciamo che si fa uno studio di ottimo in generale su tutta la geometria, non ci si focalizza solo sull'anteriore o solo sull'anteriore per. No, esatto, si fa uno studio generale. Oppure si fa un po' il contrario, tu comunque stai studiando una zona locale e devi vedere queste variazioni di geometria della zona locale come vanno a impattare su tutto il resto dei flussi attorno alla vettura, e da lì capisci se creano qualche problema, se creano più drag, se creano più carico. Ok, capisco, grazie. Possiamo chiedere anche a qualche collega qua più esperto di me. Sì, una curiosità. Ogni tanto in Mercedes scambiate gli ingegneri da un box all'altro. Sì. Capisco che è un meccanismo di fertilizzazione e di condivisione anche del know-how, però questa cosa ha dato un po' fastidio a qualche pilota, in particolare lui si è lamentato l'anno che Rosberg ha vinto il mondiale e di recente anche nei confronti di Bottas. La cosa non vi tocca particolarmente oppure ne tenete conto anche degli umori dei piloti? No, ne teniamo assolutamente conto, però cioè è successo che lui sarà d'accordo, abbiamo deciso di, il responsabile di macchina di Bottas, l'ingegnere di pista, è andato a fare la Formula E, è diventato responsabile della pista della Formula E. E abbiamo promosso questo Ricky Mosconi, romagnolo, che è laureato a Torino, esperienza in CRF, dall'ARA, e poi Honda, Brown e Mercedes. È diventato ingegnere di pista di Valtteri, quindi ha fatto un step, prima faceva il veicolista di Lewis. Veicolista di Lewis è diventato chi era ingegnere invece veicolista di Valtteri, apprezzato anche da Lewis, quindi lui era perfettamente al corrente ed era assolutamente d'accordo nel farlo. Dopo ecco, Valtteri è andato particolarmente bene, quella coppia di ingegneri, uno è venuto, il veicolista di Valtteri veniva dal mio gruppo e quindi ha fatto il progettista di sospensioni per tanti anni e dopo è diventato veicolista volendo crescere in quell'ambito. Per cui sì, si è trovata una coppia molto forte e un gruppo molto affiatato. E sì, poi ho letto anch'io di questo commento di Lewis, ma è stato così, solo un commento, non so se è stato mal riportato, ma non ha avuto nessuna ripercussione all'interno. Cioè lui era il corrente al 100%. Scusate solo una cosa. Ingegnere, chiedo scusa, siccome poi abbiamo problemi di orari tecnici con la sede del comune e siccome poi chiederete autografi eccetera eccetera eccetera, se siete d'accordo facciamo un break con una foto generale di tutti insieme all'ingegner Costa, di ricordo qui se volete, e poi arriviamo fino a quando chiude la sala, va bene ingegnere? Sei d'accordo? Sì. Grazie. Ecco. Scusa, ho solo una cosa così tecnica da dirvi, visto che mentre parlavo qualcuno ha preso qualche foto, se vi ho fatto vedere delle cose anche insomma, al limite della confidenzialità, se potete non metterle sui social o se ve le tenete per voi, ecco, cioè, per me è importante, altrimenti la reazione è poi che queste cose non si presentano più. Ecco. Grazie. Se volete mettere.